già tutti i popoli di YouTube, bentornati in questo nuovo video, siete su GianGian TV, sono GianJump, welcome guys. Ragazzuoli, oggi è tempo di reaction. E che reaction anche oggi, raga, molto molto easy sarà, me la vivo tranquillo, molto sciallo, perché è tornato Paki. Lui è un cantante che, come ho detto, un rapper, trapper, insomma, che della nuova scuola, che mi piace parecchio. L'unica cosa che dissi tempo fa in una reaction è quella che, come anche tanti altri che parlano spesso di strada, anche lui parla spesso di strada. Spero oggi di non trovarmi sempre nella stessa solfa di Paki che parla di strada, perché per quanto mi possa piacere e per quanto i suoi argomenti sono belli sostanziosi, a un certo punto, parliamoci chiaro, almeno per come la vedo io, poi non so come la pensate voi, ma i pezzi che parlano sempre di una cosa iniziano a rompere i coglioni. A me, magari a voi piacciono sempre, magari voi ascoltereste sempre i pezzi uguali. E oggi, raga, vado ad ascoltarmi e a dirvi cosa ne penso realmente, e sottolineo realmente, di Paki con il suo nuovo pezzo Storie Tristi. E spero di non trovarmi sempre la solita roba di strada, anche se, siccome Paki ha sempre portato roba di strada, penso che continuerà per molto a portare roba di strada. Ma io, mi auguro che almeno ogni tanto porti vari. Però andiamo a sentire il pezzo. Prima di andare a vedere cosa ci racconta Paki in questo nuovo pezzo, vi chiedo per il canale un'iscrizione, un like e attivate la campanella per essere sempre aggiornati. E questo è parte del supporto. Se volete supportarmi maggiormente, condividete con i vostri amici e le vostre amiche, insomma, amanti, zie, cugine, nonne, chi più ne ha più ne metta, i miei contenuti. E grazie a tutti del supporto che state dando, vedo tanta vicinanza al canale, sempre di più, e di questo ne sono grato a voi. Wow, video che è... parte molto figo. Speravo in tutto questo. Vabbè, l'intro. Però mi sento come se tutto stesse per finire. Intro interessante. Oh, dov'è? Un tribunale. Boh, già stacco qua. Prima strofa che parte molto aggressiva. Ho gli occhi trasparenti da vederci dentro. Li tengo aperti finché non si spengono. Wow. Ma andiamo avanti. Chiusa sotto vuoto, clan rivali fanno fuoco. È troppo tardi quando lo mettono a fuoco. Strade che ti crescono e ti schifano. Ti incolla come uno sticker. Scegli quanto è difficile. Soldi non mi... Menata, come pensavo. Però il flow e il beat mi piacciono molto. Molto accattivante. Ritornello dove si sente un qualcosa legato un po' all'amore, no? Stacchiamo qua al primo alla prima parte, alla prima strofa. Allora, io noto sempre una vena, fino adesso, sempre di strada, sempre discorsi soliti, però vedo qualche cosa di diverso rispetto al solito. O meglio, lui ha sempre messo nei suoi pezzi di strada qualcosa di intimo suo, però qua in questo pezzo l'ho visto fino adesso di più questo. E c'è una frase che finora mi ha colpito tra l'altro tanto, che è: chi sei davvero quando rimani solo? Cioè lui si domanda sta cosa: chi sei davvero quando rimani solo? E questa è una cosa che è davvero una bella frase, cioè wow, che dà un po' di sentimento a un pezzo che comunque anche dal video fino ad ora è di strada, no? Ma andiamo alla seconda strofa. Ricordo una notte ottobre, rubato che cosa occorre. Lo tolse uno dopo, mi misi a correre. Fetti a crescere in fretta. A 15 non vuole un libro, vuole una beretta. Boh, a 15 non vuole un libro, vuole una beretta, raga. Mamma mia. Vede da dietro un vetro, è già da un po' di tempo che sta dentro. Figlio con una lettera, non spiega che cosa ha dentro. Se Dio esiste davvero, a chi è che posso chiederlo? Perché qua non lo vedo, non si sente. Se Dio esiste davvero, a chi è che posso chiederlo? Vabbè, si domanda, insomma, se c'è Dio, se non c'è, ti posso chiederlo per le cose cattive che succedono, no? Insomma, ho fatto anche io un rima, ma insomma è questo l'intento di quello che vuole dire, no? E poi qua ritornello.
Ti prego, dammi un'occasione per cambiare situazione. Ed eccoci qua, raga, storie tristi. Questa volta partirò dal video, così almeno variamo rispetto alle altre volte in cui parto prima dalla canzone, dal beat, insomma, partirò dal video. Allora, il video è molto, stizza molto ai colossi americani, e questo mi è piaciuto, il video mi è molto piaciuto. Lui porta sempre dei video fighi, dei video ricercati, perché delle volte mette delle storie, come negli ultimi due pezzi, delle volte mette delle storie, racconta un po' della sua vita, mette magari altri attori, lui che tipo è narratore, altri attori che fanno le parti, diciamo, sue, della sua vita. E qua vediamo lui che si mette in prima linea, lo vediamo in un tribunale. A me mi ha ricordato molto un qualcosa di americano, devo dire che secondo me stizza molto a quello che potrebbe essere un tipico video, per dirvi, di Eminem o di un Kendrick Lamar, per me. Ma non lo so, magari per voi no, però comunque ho visto molto molto americana la situazione, nel senso lui in questo tribunale che spiega, insomma, fa le parti di quello che viene, come si dice, no, accusato dei reati, spiega, parla, è come se parla al giudice, alla giuria, insomma è molto americana sta cosa, perché comunque rispecchia molto la cultura americana, a mio avviso. E c'è lui che recita questa parte, diciamo, di della persona che comunque è accusata, poi lo si vede in gabbia, poi lo si vede, insomma, lo si vede, diciamo, in quella sorta di cella che si vede nei tribunali là, quando fanno il processo, insomma, e si vede tipo come un boss, no? Avete presente i boss che li mettono in quelle celle? La stessa cosa. E siete questa situazione qui, poi si vede che lui parla con i suoi familiari, no? Penso che sia, non ho capito se interpreti la moglie o la mamma, perché comunque lui dice sempre, parla sempre della madre, sorella, dice in un pezzo vecchio, dice mia sorella non ha più il papà, sono io che sono il papà, vabbè, insomma, un pezzo vecchio che si chiamava Non scherzare. E lui, non so, io non so se interpretino mogli, fidanzate con figlia, o se sia la madre, questo non l'ho capito, ma penso che si rivolga alla madre, penso, E quindi vediamo questa situazione. Il video è davvero fantastico, con questa fotografia e questo scenario che a me è piaciuto molto. Non perché Paki, raga, io, come ho detto, Paki lo porto nel cuore, perché comunque è uno della nuova scuola che mi piace molto. Però il video, che devo dire, chapeau proprio, perché spacca proprio. I video di Paki spaccano proprio. Finora non mi ha mai deluso. Ora andiamo a parlare del pezzo in sé. Il beat mi è piaciuto molto, è un beat dove si può fare di tutto, è un beat dove puoi rappare, dove puoi cantare più melodico. E lui sta utilizzando molto questi beat dove si può anche rappare e non fare la tipica trap. E questo mi piace davvero molto, le sonorità le azzecca tutte. Come si dice oggi, non ne sbaglia una, il beatmaker. E lui ci sa cantare davvero bene, perché a livello di canzoni, a questa sua voce è molto rauca, molto triste, che dà, diciamo, molto dà molto sentimento con quello che lui vuole dare, cioè come se entra dentro con questa voce che a lui hanno naturalmente, che potrebbe essere un difetto per molti, perché magari a molti non piace la voce rauca in questo modo, però personalmente emana tutto quello che è il suo vissuto, diciamo, nei pezzi. Quindi questo è molto bello, una voce particolare, per me, a me piace, quindi magari anche a voi o a voi no, non lo so, però a me trasmette ciò. Canta lui a livello di flow, è migliorato tantissimo dai primi pezzi, ma per me è un talento. Spero che non si spenga, perché a livello di talento ce ne ha molto. Non è eccelso, non è a livello che chissà che flow che caccia fuori, no. È molto schietto, diretto, ha questa sua interpretazione che piace, e questo già si è portato a casa, diciamo, 90% del successo che sta ottenendo, perché è molto schietto, diretto, e è molto interprete nelle sue canzoni. E quindi non avere un grande flow non è una grande preoccupazione. Poi non lo so, magari col tempo lavorerà meglio sul flow. Il discorso che sa interpretare bene, che sul beat ci va bello tosto, che si amalgama bene con i video, riesce ad avere una buona presenza scenica, questo fa sì che annulla quello che magari ancora gli manca, perché magari c'è bisogno di esperienza. Poi non è detto, ci sono tanti rapper che a mio avviso spaccano, ma non hanno questa grande tecnica, questo gran flow. Non è tutto il flow, cioè
fa tanto avere una bella tecnica, un bel incastri e tutto, però non è tutto, non so, capiamoci, intendiamoci, e lui a me personalmente per questo piace. Cosa non mi è piaciuto questa volta? Nel senso, il testo. Non è che dico che lui non sa scrivere, anzi l'ho sempre citato, mi sono sempre complimentato, è sempre stato facile portare recensioni, reaction, insomma, su Paki, però stavolta ve lo devo dire, ma l'ho detto anche altre volte. Porta sempre le stesse cose, sempre le stesse tematiche. Sì, ci piazza parti di vita anche amorosa, affettuosa, dice ho bisogno di un abbraccio, un ritornello, la mamma, che insomma tutte queste cose qui, però sempre pistole, mi hanno arrestato, sempre questo il contesto, e questo glielo rimprovero, non è cattiveria. Io vorrei sentire un pezzo di Paki dove non parla di fucili, di rapine, che è stato dentro, perché voglio dire, penso che abbia avuto anche cose magari diverse nella sua vita, non dico che deve tirare fuori il pezzo allegro estivo, cioè, perché comunque rispetto io chi non porta ad esempio i pezzi estivi, perché hanno le palle, dice io non voglio portare il pezzo estivo, il pezzo invernale con la neve, con il Natale, tutte queste porcherie qui, che magari ci possono dare pure armonia, ci può pure stare, però a un certo punto non è che c'è soltanto pistola, come non è che c'è soltanto amore, per dire, no? Non so, intendiamoci, capiamoci su quello che voglio dire, perché non è un'offesa, è semplicemente un dato di fatto. Porta sempre, come tanti altri, sempre lo stesso pezzo, che piace, per carità. All'interno ci mette, come ho detto, il sentimento, ci mette le sue vicende, vorrei che mi perdonaste, vorrei parla, si rivolge ai genitori, alla madre, ai suoi affetti, dice i miei fratelli sono dentro, li voglio bene, mostra che ha dell'affetto per gli altri, ed è normale, no? Mostra i suoi sentimenti all'interno di pezzi molto crudi e ci sta, però primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ti rompe i coglioni. Non ce l'ho con te Paki, sai, e mi rivolgo a te, se vedrai mai questa reaction, che io rispetto la tua musica e mi piace molto, però vorrei sentire qualcosa di altro, almeno una mia idea, una mia voglia, diciamo, vorrei sentire un pezzo dove parli magari d'amore, o dove parli di politica, dove parli della situazione attuale, magari, non lo so, stop war, anche se tutti stanno parlando di questa cosa dell'Ucraina, cioè, non è, nel rapper non l'ho sentita ancora, però se ne parla, telegiornale e quant'altro, però per dire, potresti parlare di un qualcosa del genere, per me, per quello che penso io di quello che dovrebbe essere un cantante, un cantautore, perché un rapper è un cantautore a tutto tondo, nel senso, non fossilizzatevi, non fossilizzarti a fare sempre sta cosa. Io spero che prima o poi Paki porti appunto qualcosa di diverso, non mi ripeto. Per il resto che devo dirvi, lui mi attira, un buon rapper, nel senso, io i suoi pezzi ce l'ho in macchina, vorrei comprare qualcosa di suo prima o poi, e insomma, perché è un cantante che, di quelli che, di cui dico vorrei avere il disco, vi dico la verità, perché comunque una cosa che dico, perché non ve la dice nessuno di quelli che fanno reaction o comunque pochi, comprate i dischi originali, comprate i prodotti ufficiali dei cantanti, perché così aiutate davvero l'artista, perché oltre ad andare live va acquisito secondo me il disco ufficiale, non scaricato, nel senso, se volete scaricare i pezzi tutti lo fanno, lo faccio anche io, magari vi piace un pezzo solo di quell'album, che sia Paki, che sia Eminem, che sia pure Emma Marrone, per dirvi, no, però se vi piace l'artista e vi piace l'album tutto, compratelo, poi magari il pezzo ve lo scaricate, un pezzo, due, tre, per sentirvi in macchina, e ci sta anche quello, però va acquistato il prodotto, che è giusto comprare l'arte, nel senso, se vi piace quell'artista è giusto secondo me così, perché gratificate l'artista e del suo lavoro, è giusto, è come se, per dire, vado da uno che è giusta porte però non lo pago, più o meno è lo stesso concetto, Raga, io sono arrivato anche oggi alla fine del video, io vi ho detto cosa fare se volete aiutarmi a crescere. E niente, noi ci vediamo alla prossima, da Jump Jump è tutto, ciao ciao.